Sera. Buonasera. Siamo qui questa volta con Paolo Cagnan, che salutiamo, che è un giornalista veneto, il quale ha recentemente pubblicato un libro dedicato al Aspetta, caso di un serial killer. Prego. ti fermo perché io sono di Bolzano e siccome il mostro è di Bolzano. È meglio, io sono in Perfetto. Veneto, però fai pure Bolzanino o Altoatesino, meglio. Va bene, come è giusto fare. Allora, dicevo, ha recentemente pubblicato un libro, Anatomia di un serial killer, che adesso magari ci mostra in copertina, non ce l'ha, vabbè, comunque, poco male. Lo si trova in tutte le librerie, anche quelle digitali, quindi non c'è problema a trovarla, anzi adesso quasi 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 faccio vedere la mia copia digitale. È questo, giusto? È quello. Perfetto. Anatomia di un serial killer che riguarda il caso di Marco Bergamo, che è un criminale seriale, un assassino seriale in realtà degli anni 80, perché è come la sua epopea di morte è iniziata a metà degli anni 80, giusto, grosso modo, metà degli anni 80, 85-92. ecco, e poi è terminata nel 92, e quindi si potrebbe pensare che sia datato, no? Come se in realtà non è così, perché innanzitutto c'è da dire che Paolo Cagnan ha pubblicato per la prima volta un libro dedicato a questo personaggio nel lontano 1994, giusto? Corretto? Un libro che aveva lo stesso titolo di quello attuale, oppure un diverso. Vabbè, No, sì. comunque il contenuto era l'analisi di questa figura, e questo che ha pubblicato quest'anno ha come base quello che, anche se in forma ampliata e naturalmente approfondita, ha come base appunto il racconto, quello che era il testo del 94, cioè il racconto di questa figura di serial killer. Ora, probabilmente se facessimo un sondaggio, scopriremo che non è molto conosciuto Marco Bergamo, e infatti anch'io ne sapevo poco di Marco Bergamo. Però dobbiamo subito dire che in realtà ci sarebbero molti motivi per considerare invece quello di Marco Bergamo un caso di estremo interesse per quanto riguarda non solo la storia della cronaca italiana, ma in particolare per quanto riguarda la storia dei serial killer, sicuramente in Italia, ma probabilmente anche nel mondo, perché poi ne parleremo con Paolo. Probabilmente è il serial killer che nel nostro paese è stato più analizzato nella sua psicologia, nella sua personalità, più approfonditamente di qualsiasi altro. E questo ci riaiuta non solamente per chiarire meglio la sua figura, le ragioni dei suoi crimini, eccetera, ma ci può aiutare anche per chiarire in generale la categoria dei serial killer. E questo già basterebbe a renderlo emblematico come serial killer. Ultimamente Paolo Cagnan ha scoperto un possibile legame di Marco Bergamo con uno dei delitti più conosciuti, questo sì, nella storia criminale italiana, che è quello di Via Poma, cioè l'omicidio di Simonetta Cesaroni, avvenuta nel 1980. Perché in particolare in questa versione aggiornata della storia di Marco Bergamo si ipotizza quello che in realtà, sto dicendo giusto, cioè quello che in realtà non era stato nemmeno mai abbozzato, cioè il fatto di No, un legame, no. una scoperta recente o no? Sì, assolutamente.
Ecco, quindi si ipotizza che Marco Bergamo potrebbe addirittura aver avuto una parte, non altro che parte, potrebbe addirittura essere l'assassino, diciamo, ancora misterioso, ancora non scoperto, di Simonetta Cesaroni, e naturalmente di questo non potremo fare a meno di parlare con Paolo. Però io vorrei iniziare proprio da un racconto della storia di Marco Bergamo. Vorrei che Paolo ci spiegasse chi era e soprattutto quando incomincia ad assurgere agli onori della cronaca, in che circostanze, che lui ha seguito personalmente, perché ai tempi era molto più giovane, non aveva ancora 30 anni, giusto, quando si è occupato di questo caso. 26, sì. E hai avuto, diciamo, un rapporto privilegiato con il pubblico ministero che ha avuto in mano queste inchieste, quindi sei la persona che più la conosci dal di dentro. Quindi vorrei che tu ci raccontassi chi era e quando si scoprì questo terribile, perché va considerato questo terribile serial killer. Sì, grazie. Allora, è vero che la storia non è molto conosciuta a livello nazionale, quindi iniziamo con una sorta di scheda Wikipedia per inquadrare la questione temporalmente. Siamo tra il 1985 e il 1992 a Bolzano e in Alto Adige. La storia possiamo farla iniziare nel gennaio del 1992, quando una prostituta viene trovata orrendamente uccisa alla periferia di Bolzano. Sembra un delitto isolato, ma dopo 2 mesi, nel marzo del 92, un'altra ragazza che non era dedita se non occasionalmente alla prostituzione, ma che era considerata una sbandata, viene uccisa praticamente con le stesse dinamiche, alla periferia nord di Bolzano. Intanto ricordiamoci che il 92 è un periodo particolare. È il periodo in cui molte ragazze si prostituiscono in strada per trovare il denaro sufficiente a comprare la droga. C'è la piaga non della prostituzione professionale d'appartamento, ma della prostituzione su strada che coinvolge tante giovani che cercano appunto il contante continuamente per cercare di avere i soldi per potersi drogare. Ed è il periodo in cui c'è anche l'AIDS, quindi una questione sociale molto impattante che si fa fatica a ricordare perché è molto lontana nel tempo, ma è decisiva per capire il contesto di massima. Al secondo delitto del 92, gli inquirenti iniziano a credere nell'esistenza e nella presenza di un maniaco, perché questi sono due delitti in fotocopia. E quindi, mentre sulla stampa locale, e io ne facevo parte a tutti gli effetti, inizia ad affacciarsi l'ipotesi del mostro, del serial killer, la polizia e i carabinieri iniziano a cercare di pensare a cosa fare. Quindi non solo le indagini di routine, ma anche, ad esempio, e questo si rivelerà molto importante per la cattura, un dispositivo di sicurezza immaginato nel caso in cui il serial killer avesse compiuto a distanza ravvicinata, che prevedeva tendenzialmente la chiusura della città con una serie di posti di blocco per evitare l'uscita, ma volendo anche l'ingresso, di persone non controllate. E questo accade effettivamente perché il 7 luglio del 90 viene uccisa la terza donna. Anche in questo caso è una prostituta giovane e Marco Bergamo viene catturato. Se vuoi adesso spiego un attimo i dettagli della cattura, altrimenti possiamo tornarci No, in seguito. sì, perché sono veramente interessanti, perché sembrerebbe di poter dire che ci troviamo di fronte a un caso classico del serial killer che vuole farsi catturare sotto un certo aspetto, perché viene scoperto praticamente quasi, quasi in flagranza, giusto? Non ricordo male. Allora, Marco Bergamo si apparta con una prostituta in una zona dove queste cose accadevano, in una periferia di Bolzano.
hanno un diverbio molto forte che poi diventa uno scontro violentissimo. Fra l'altro Bergamo è uscito di casa con un coltello tagliapane, che è l'unico coltello che ha trovato in casa perché suo padre gli ha sequestrato gli altri 14. E questa è una cosa tremenda su cui poi Certo, torneremo. per Quindi forza. questa vittima, a differenza delle altre che erano esili minute e probabilmente anche sotto effetto di droghe, oppone una strenua resistenza, tant'è che le coltellate saranno 41 contro un overkilling medio di 20-30 coltellate nei due delitti precedenti. 41 coltellate perché lei resiste in maniera molto pronunciata, lotta come una tigre e soprattutto lui è uno strumento non atto a offendere perché un coltello tagliapane ovviamente non ha una punta aguzza, quindi è un disastro. Lei addirittura, che è seduta sul lato passeggero e lui le sta sopra a cavalcioni, reagisce in maniera così violenta che tira una scarpata al parabrezza riuscendo a infrangerlo. Lui combatte contro di lei, dopodiché, diciamo così, si rimette al posto di guida, scappa da quel luogo dove lei comunque ha urlato, è stata sentita, un'altra prostituta l'ha sentita, si dirige in un altro posto, in una strada che sale verso una collina, fa tre tornanti e butta giù come un sacco di patate il corpo della ragazza ancora viva, ovviamente in gravissime condizioni, con emorragie su tutto il corpo, ma fa questa cosa. Torna a casa e si disfa di una serie di vestiti, eccetera, e poi praticamente esce. Il dispositivo di sicurezza approntato dalla polizia e dalla questura ancora non c'è, per cui lui va alla periferia di Bolzano in una pineta, sventra il sedile lato passeggero che è intriso completamente di sangue, fa una serie di operazioni e torna a casa. Nel frattempo però cosa succede? Succede che, non la racconto tutta perché poi uno se vuole si compra il libro, è troppo lunga, il corpo della ragazza viene trovato, purtroppo è morta. A quel punto scatta il dispositivo di sicurezza. Nella lotta furibonda con la ragazza, Bergamo ha perso lo specchietto deflettore, diciamo lo spoiler, si diceva in quegli anni, della sua macchina che è una Seat Ibiza rossa. Viene trovato sul posto, dei testimoni riescono a risalire alle prime tre lettere della targa, che allora erano targhe con la sigla della provincia, quindi BZ Certo. più altro. E quindi loro sanno che in linea di massima devono trovare una Seat Ibiza. Marco Bergamo esce di casa dopo qualche ora perché deve recarsi a Trento perché gli è stato, aveva un tumore al testicolo destro che gli era stato asportato e quindi lui faceva la chemioterapia a Trento. Quindi lui, come se niente fosse, esce dopo un paio di ore da casa sua, ripulito, lavato con una polo e un paio di pantaloncini corti e fa la strada per imboccare il casello autostradale dell'Auto Brennero che da Bolzano in una mezz'oretta scarsa lo porta a Trento. A quel punto, lì, poco prima di entrare in autostrada, viene intercettato da una pattuglia della Volante che lo intercetta non solo perché è una Seat Ibiza, ma perché vede immediatamente che manca il deflettore destro, lo ferma, lui è tranquillo come se niente fosse, patente libretto. Possiamo dare un'occhiata, certamente, e in realtà vedono che sul lato del passeggero praticamente non c'è più il sedile. E poi dentro il portabagagli della macchina ci sono degli abiti, degli effetti personali della ragazza e soprattutto c'è una cosa che nessuno ha mai spiegato in termini clinici, c'è la carta d'identità di Marika Zorzi, l'ultima vittima, che è appiccicata col nastro, un nastro di quelli marroni, portapacchi, al tettuccio del portabagagli. Ovviamente lui non può dire nulla, lo ammanettano, lo portano in questura, al primo interrogatorio lui di fatto confessa e spiega cos'è successo. Alla fine dell'interrogatorio il pubblico ministero gli chiede: ma lei non è che ne ha uccise altre? E lui risponde in maniera sibillina: sono sicuro al 99%. A quel punto loro ovviamente pensano di avere in mano un serial killer che ha ucciso a gennaio Renate Rauch, 24 anni, e a marzo Renate Troger, 18 anni. Se
se vuoi proseguo su come poi Sì, io volevo approfittarne per farti una domanda. Prima ho detto che sembra quasi il caso del serial killer che vuole farsi catturare. Sì e no, perché in realtà lui sperava di poter tale che nessuno l'avrebbe fermato. Un po' ingenuamente, però, perché doveva aspettarlo che dopo la morte delle altre due, no, ci fossero delle misure di sicurezza stringenti. Allora, lui secondo me non si voleva far catturare, ma è vero che il suo comportamento è un mix di lucidità e squilibrio, diciamo così, perché in effetti probabilmente non è che una chemio in più o meno sarebbe stata decisiva rispetto alla sua situazione. E quindi dopo tutto quello che è successo, stai a casa. È anche vero che alla domanda ma l'avreste preso lo stesso, la risposta ex post è sì. Nel senso che ovviamente cercavano una macchina incidentata, perché c'era lo specchietto, sarebbero andati in tutte le carrozzerie, avrebbero fatto riscontro al PRA e quindi sarebbero andati a vedere tutte le immatricolazioni di tutto l'Alto Adige di quel tipo di macchina, probabilmente ci sarebbero arrivati, ma ci sarebbe voluto sicuramente del tempo. Lui ha un comportamento abbastanza inspiegabile. E qui veniamo comunque, ad esempio, così mi riconnetto a questa domanda, al fatto che dopo di fatto la confessione quasi scontata di questo caso, ovviamente vengono riaperti i fascicoli delle altre due ragazze uccise pochi mesi prima. E lui all'inizio non confessa nulla, perché fra l'altro viene interrogato da un PM che non è un PM, da un sostituto procuratore, che non è quello dell'arresto per questione di turni, perché i fascicoli, questioni Normale. tecniche, i fascicoli non sono ancora stati accorpati. Tant'è che poi Guido Rispoli, che sarà il pubblico ministero e quello che indaga realmente sul Quello che tu caso, intervisti alla fine del sì, libro, no? esattamente, lui ha un elemento importante, perché nel fascicolo a carico di ignoti per la prima vittima c'è dentro un biglietto lasciato sulla tomba. Circa un mese dopo il delitto. Tu sai che la filmografia gioca molto su questo fatto che l'assassino torna sul luogo del delitto oppure che partecipa ai funerali, eccetera, eccetera. In effetti questa non è una teoria, come dire, hollywoodiana, tant'è che al cimitero di Bolzano viene effettuata una videosorveglianza per verificare se ci sono dei movimenti sospetti sulla tomba della ragazza. E questo non avviene nell'arco delle prime settimane, per cui alla fine, dopo mi sembra 3 settimane, ci rinunciano e lasciano perdere. In realtà, sulla tomba di questa ragazza viene lasciato un biglietto scritto a mano che recita: "Mi dispiace, ma quello che ho fatto doveva essere fatto e tu lo sapevi." Firmato doppia M puntata, M.M. Ora, la polizia, la squadra mobile, è andata subito dopo l'arresto, ovviamente a casa di Bergamo, che viveva a 26 anni, aggiungiamo l'età, con i genitori, e ha trovato tutta una serie di appunti di scritta a mano, per cui non ci vuole molto vedere che le calligrafie combaciano completamente. Poi ci Però vorrà. sulle calligrafie è venuto un altro episodio che adesso vorrei che tu ci raccontassi. Sì, allora, prima di rendersi conto anche a occhio nudo che ci sono alcune caratteristiche della sua scrittura che corrispondono perfettamente a quella del biglietto lasciato sulla tomba, ad esempio in una scrittura tutta maiuscola ci sono delle lettere E minuscole, oppure come scrive le M, insomma, poi ci sarà una perizia calligrafica, ma questa verrà in un secondo tempo perché in realtà il magistrato va a interrogarlo, gli mostra il bigliettino e lui confessa quasi subito. Prima di tutto questo, è successa una cosa abbastanza scabrosa che io racconto per la prima volta in questo libro e che ho visto perché ho potuto rivedere tutti i faldoni del PM custoditi in tribunale a Bolzano. Succede che mentre indagano sull'omicidio delle prime due ragazze, quindi non è stato ancora arrestato Bergamo, c'è un mostro in circolazione, avviene una rissa fra Alticci in un night, perché anche i night non ci sono quasi più, ma all'epoca c'erano, e in questa rissa c'è un tizio che dice che ha ucciso la ragazza.
che ha ucciso Renate Rauch. Una persona che ascolta va a riferirlo ai carabinieri, gli fanno una serie di perquisizioni e trovano che sotto il letto ha tre coltelli, alcune riviste pornografiche, ci sono delle macchie di sangue, delle macchie presuntamente di sangue, delle macchie sospette nella sua macchina, e quindi lui diventa un sospettato, mica l'unico. Ce ne sono tanti, però insomma ci sono un po' di elementi importanti. Il magistrato che indaga su questo caso ha il bigliettino sulla tomba e quindi dispone una perizia grafologica comparativa, una CTU, diciamo, una perizia di parte, e questo perito dice: ah, ma certo, è lui, di Di cui non facciamo il nome. cui non facciamo il nome, ovviamente, e quindi praticamente questa persona stava per essere arrestata come il mostro di Bolzano, e poi per fortuna qualcuno evidentemente ha detto: ma siamo proprio sicuri? E io ho visto questa perizia grafologica, a me sembrano calligrafie completamente diverse da un addetto ai lavori. Questa persona si è salvata perché alla fine i coltelli erano completamente diversi, non atti ad essere quelli dei due delitti, le macchie, diciamo, presuntamente di sangue non erano tali, in qualche modo credo che avessero anche verificato l'alibi, quindi, come dire, gli è andata bene, però ha rischiato di essere arrestato per una perizia grafologica completamente sballata. Vabbè. Mentre quella di Bergamo è giusta. Allora qui si instaura un elemento importante, cioè perché confessa cosa e perché non confessa tutto, poi ci arriviamo. C'è un elemento importante di sfida al magistrato. Anche questo è veramente una caratteristica straordinaria di questo serial killer, giusto? Praticamente lui dice al pubblico ministero, che gli dice: dai, so che lei ha ucciso anche gli altri due, lui gli dice sostanzialmente: mi porti le Sì. prove e poi ne parliamo. A quel punto Rispoli segue un filone logico, cioè da un lato cerca le prove, dall'altro cerca anche di ricostruire un filone logico che possa sottoporre a Bergamo per dimostrargli che non ha solo un quadro indiziario importante, ma che ha anche capito come sono andate le cose. E quindi, di fatto, la seconda confessione è legata alla presenza importantissima, direi decisiva, del biglietto, ma non solo, al fatto che hanno cercato di ricostruire l'alibi. Lui ha fornito come alibi il fatto che fosse andato in settimana bianca da sola, ma questo non impediva tecnicamente il fatto che lui potesse essere sceso con la sua macchina dal luogo in cui era in settimana bianca, che era comunque sempre in Alto Adige, essere sceso, aver agganciato la ragazza, averla uccisa ed essere tornato sul posto di villeggiatura. Ed è quello che incredibilmente lui fa. Poi loro hanno sequestrato la giaccavento con la quale lui era andato a sciare, aveva delle macchie, non era ancora stata sottoposta a perizia per poter essere sicuri che quelle macchie fossero sue oppure della vittima, però vedi che lui va in carcere e gli dice: abbiamo il biglietto, glielo mette davanti agli occhi, abbiamo una giaccavento macchiata di sangue, abbiamo i tempi di percorrenza per cui siamo sicuri che tu avresti potuto fare questa cosa, arrenditi. Arrenditi. E lui dice: va bene, ok, hai ragione, e racconta tutto di fatto, tranne, e questo è anche interessante, lui non racconta mai il momento dell'uccisione, racconta il prima, e sull'uccisione lui ha un blackout che secondo Dice di avere i un blackout. periti, cosa? O dice di avere un Sì, blackout. esatto. Secondo i periti, assolutamente lui si rende conto che è troppo forte anche per se stesso raccontare questo, e quindi più che una strategia difensiva è un elemento importante, ma lui non ha un reale vuoto di memoria. Lui semplicemente dice: e poi mi sono risvegliato la mattina dopo, oppure non ricordo per un altro delitto di cui poi parliamo. Lui dice: ricordo solo la prima coltellata. Ecco, quindi lui fa molta fatica anche perché nella sua autodifesa, che poi diventerà in parte anche strategia processuale, lui Certo. si gioca allo sdoppiamento di personalità. Cioè lui dice: non sono stato io, e quindi quell'altro che non sono io ha ucciso, ma io non ne sono pienamente consapevole. E quindi da questo punto di vista lui non dice nulla della dinamica omicidiaria vera e propria. Diciamo che c'è un prima e c'è un dopo, ma il durante lui non ne parla.
Infatti poi la battaglia processuale verterà proprio su questo aspetto, se lui era in sé o meno, quindi era capace di intendere di volere o meno, giusto? Sarà questo poi il fulcro. Sì, poi quello che succede, noi abbiamo detto che abbiamo tre donne uccise nel 92, due in questo momento le ha confessate, la terza ancora no. Perché? Perché nel frattempo succede qualcosa. Gli investigatori dicono, ma non è che questo serial killer ne ha uccise altre negli anni precedenti? E quindi di fatto riaprono tutti i fascicoli di donne uccise che possano in qualche modo avere una correlazione che abbia un senso. E quindi la firma del delitto. All'inizio fanno pesca a strascico, nel senso che riaprono tutta una serie di delitti di donne insoluti in Alto Adige, che però come dinamica sembrano non assomigliare, cioè ad esempio il delitto di una prostituta di Trento, che però è stata uccisa con una coltellata al cuore, una prostituta d'abitazione. Insomma, non è esattamente la sua firma. Però ci sono un paio di altri casi, tutti e due dell'85, che vengono riaperti al pari degli altri. E sono due casi molto diversi. Uno, 3 gennaio 85, è la madre di tutti i delitti per Bolzano, cioè la cosa che ha scioccato questa cittadina assolutamente tranquilla con indici di criminalità bassi. Una ragazza studentessa, quindicenne, Marcella Casagrande viene trovata morta nella casa dove vive con la madre, in una zona piuttosto centrale della città, uccisa orrendamente con più di 20 coltellate. 6 mesi dopo, il 26 giugno dell'85, viene trovata morta nell'appartamento dove si prostituiva una ex insegnante dalla doppia vita, insegnante di scuola media, Anna Maria Cipolletti, Anche che questo è un caso veramente singolare, eh? sotto il nome di Mirella, si prostituiva dall'altra parte della città rispetto all'appartamento in cui viveva. Lei praticamente faceva l'insegnante di scuola media, poi Ma lo a un certo faceva anche bene, mi sembra, no? In maniera punto. Sì, repressiva. assolutamente. C'erano delle voci, tant'è che lei probabilmente approfitta di uno dei prepensionamenti dell'epoca, le famose baby pensioni, e va in pensione a 41 anni. E di fatto fa la prostituta d'alto bordo, si diceva in quegli anni, in due appartamenti, uno a Verona e uno a Bolzano. Riceve solo clientela fidata e si dota anche di una serie di misure di sicurezza. Insomma, c'è una pulsantiera collegata non a una società di vigilanza, ma addirittura alla questura nascosta in bagno. Tiene anche un parente nascosto nel gabinetto, giusto? Praticamente lei, quando aveva dei clienti di cui non si fidava particolarmente, e questo sembra far sorridere, ma è Questo vero. sembra quasi da film Sì, assolutamente, ma è raccontato da uno soft degli erotico degli anni di quegli anni. investigatori dell'epoca che lei praticamente aveva una persona che stava chiusa in bagno, dove evidentemente non aveva accesso il suo cliente, pronta a intervenire in caso di bisogno. Questi due delitti vengono riaperti, ma è sul delitto della studentessa che si appunta l'interesse degli investigatori perché, pur essendo totalmente lontano, diverso, dal target delle vittime precedenti, ci sono alcune cose che in qualche modo combaciano: l'efferatezza, la giovane età della vittima, anche se le altre non sono così giovani, però 15-18, ecco, non c'è una distanza siderale. Insomma, la faccio breve perché potremmo stare qui alcuni giorni. Praticamente il magistrato torna in carcere e decide di giocarsi la carta Casagrande, cioè della studentessa uccisa. Come lo fa? Lo fa con un bluff che racconto nel libro, di un'impronta che è stata trovata sullo stipite della porta. Ricordiamoci che all'epoca non c'era il DNA e le impronte mi sembra che richiedessero 18 punti di combacio per essere giuridicamente ammissibili ed essere riconosciute come tali. In quel momento quell'impronta è stata estratta dalla polizia, dalla squadra mobile e mandata alla scientifica di Padova per essere analizzata, però Rispoli in qualche modo sa che probabilmente non sarà un'impronta decisiva.
dal punto di vista giuridico, del riconoscimento fattuale. Però lui si gioca la vicinanza della casa di Bergamo con la casa della vittima, quindi con il luogo del delitto. Si gioca un elemento che a suo tempo non era stato interpretato, cioè il fatto che era stato trovato accanto al corpo della ragazza nel pavimento del corridoio dell'abitazione anche un teleobiettivo, e Marco Bergamo era un appassionato di fotografia. E quindi, diciamo, lui va in carcere, gli chiede se ha ucciso la ragazza, lui dice assolutamente no. A quel punto lui però gli dice: guardi, c'è un'impronta sulla porta che secondo me è sua. Avevate in comune la passione della fotografia, abitate a due passi, io credo di aver capito com'è andata. Marco Bergamo accetta la sconfitta per la terza volta e confessa. È il momento più clamoroso di tutta la vicenda, perché una ragazza di 15 anni, innocente e senza aver avuto mai neppure rapporti sessuali di alcun tipo, orrendamente uccisa in una città in cui questa cosa, immagina, ha delle reazioni incredibili, e in cui avevano addirittura quel tempo, dai, quindi... sì, ma avevano poi sospettato, non dico i genitori stessi, ma le loro amicizie, cioè era stata una situazione tremenda. Il fatto che lui confessi quel delitto è una bomba mediatica incredibile, incredibile. E soprattutto le persone si dicono: ma come? Cosa c'entra la studentessa quindicenne con delle ragazze che comunque si prostituivano in strada? Ci arriviamo, ma solo per dire che a quel punto poi il pubblico ministero, il sostituto procuratore va avanti e cerca di fargli confessare anche la seconda vittima del 1992. Prostituta di alto bordo. Sbandata, Renate Troger, uccisa nel marzo del 92. Lui gioca lo stesso elemento, c'era un cordino che probabilmente è stato usato per cercare di strangolarla prima di accoltellarla. Però cosa succede? Che Marco Bergamo a quel punto si rende conto che Rispoli lo ha truffato, tra virgolette, cioè che si è preso gioco di lui perché l'impronta non ce l'aveva, e quindi in qualche modo gli è riuscito un bluff. A quel punto lui, e rispondo alla domanda che molti fanno: ma perché ne ha confessate tre e le altre no? La risposta, di una certa logica, che non è una logica nostra ma sua, è quella che a quel punto lui si è chiuso a riccio e ha detto: non mi freghi più. E quindi lui ha negato di aver ucciso sia la ragazza del marzo 92, Renate Troger, sia la prostituta ex insegnante dell'85, Anna Maria Cipolletti. Arriviamo subito a dire che in realtà lui viene rinviato a giudizio per tutti e cinque gli omicidi, certo, e viene condannato all'ergastolo per tutti e cinque. Lui è reo confesso per tre, e che non ha mai ammesso per gli altri due. Quindi questa è, diciamo, la chiusura del cerchio rispetto alla vicenda processuale. A questo punto però è di estremo interesse chiarire la personalità di quest'uomo, perché al processo, secondo me, è l'aspetto più interessante di questa storia. Al processo, ovviamente, innanzitutto si ricostruì la sua vita precedente, i suoi comportamenti, e vennero fuori delle cose veramente disdicevoli, e poi tu ce lo racconterai. Ma soprattutto a un certo punto inizia una diatriba scientificamente interessantissima, secondo me, tra due dei periti psichiatri, entrambi di nomina pubblica, cioè non di parte, giusto? Erano entrambi, e la quale poi diede luogo alla necessità di una super perizia, praticamente, che venne svolta dal gota della psichiatria italiana del periodo. Io ricordo il nome del professor Bruno, che probabilmente è quello più noto poi perché per le sue apparizioni televisive, e quindi questa diatriba che era incentrata più propriamente dal punto di vista tecnico-giuridico sulla esistenza o meno di una capacità di intendere e di volere, naturalmente, ma che poi serve, e secondo me, anche per capire quali sono i meccanismi di funzionamento della psiche di Marco Bergamo, naturalmente, ma in generale di serial killer. Sì, allora, il libro si intitola Anatomia di un serial killer perché
questo è uno dei due perni, cioè cercare di capire come una persona diventa un serial killer, molto banalmente. O è un serial killer. Sì, certo. Il secondo perno è invece quello del backstage delle indagini, perché dopo così tanti anni tu puoi andare a ripescare gli investigatori dell'epoca, a rileggere le carte e capire, ad esempio, se avrebbero potuto prenderlo prima, se hanno commesso degli errori e quali, cos'è accaduto. Insomma, queste sono cose ovviamente molto interessanti, rilette quando le persone possono dirti certe cose, no? Allora, Anatomia di un serial killer, come nasce? È stata fatta un'anamnesi molto approfondita su di lui. Da che famiglia viene? Allora, lui viene da una famiglia molto, molto tradizionale, apparentemente banale. Ci sono due genitori e due figli. Lui è il secondogenito, il fratello più grande non ha alcun problema, diciamo, è andato via di casa abbastanza presto. Marco Bergamo vive con a 26 anni quando viene arrestato, mentre ne ha 18 quando compie il primo delitto, quello del 1985, tant'è che poi partirà per fare il servizio militare. Lui vive con i genitori. Chi sono i genitori? Il padre è un ex operaio comunale in pensione, la mamma è una casalinga, quindi due storie assolutamente abitudinarie. Quali sono i rapporti e in quale ambiente lui cresce? Beh, i rapporti sono interessanti perché vengono descritti sia dallo stesso Bergamo nei colloqui che ha fatto con tutti i vari psichiatri forensi, sia dal fratello che dagli stessi genitori. Emerge il quadro di una famiglia tutto sommato legata, in cui però la moglie è succube del padre. Il padre, dice Marco Bergamo, non è autoritario, è autorevole. In realtà il fratello di Marco Bergamo dice che il padre è una figura dominante e che non l'ha mai sentito la moglie rispondere ai suoi rimproveri. Quindi il padre è una figura forte, presente, e come. Marco cresce in una maniera definita assolutamente normale fino alle scuole elementari medie, quando inizia ad avere qualche problemino, la psoriasi ad esempio, e una certa obesità che anche in quell'epoca, quando ancora non c'era il body shaming o comunque non si chiamava così, iniziano in qualche modo a farlo sentire inadeguato e quindi a generare una sensazione generale di insicurezza. Quindi Marco Bergamo, bambino e poi ragazzo, è un insicuro. È un insicuro che ha difficoltà a legare con gli altri, impacciato, tutt'altro che socievole, taciturno, introverso, per cui tende a chiudersi verso se stesso, sempre di più. Non solo ha enormi problemi con l'altro sesso, ma anche problemi banalmente di amicizia. Quando gli chiedono, ma insomma, avevi amici, cosa facevi? Lui non riesce a raccontare, non è che giocava a calcio, andava alle feste, in discoteca. Lui mi piace passeggiare, mi piace andare in bici, mi piace andare nei boschi. Lui cresce così. Quindi, ma voglio dire, questo non fa di lui assolutamente un serial killer. Cresce quindi isolato, taciturno e, se vogliamo, anche un po' complessato. Rispetto a questo, poi, quando inizieranno a cercare di capire anche che tipo di famiglia era, ma anche che tipo di relazioni sociali aveva, ed emerge un vuoto quasi assoluto dal punto di vista proprio anche emozionale, empatico, insomma, di relazioni, emergono invece pian piano una serie di parafilie, disturbi del comportamento sessuale, che poi nel frattempo il DSM-5, ma non ne parliamo perché è materia tecnica, ha in parte corretto. Diciamo che ci sono una serie di caratteristiche sue che emergeranno pian piano all'indomani dell'arresto, da testimonianze, ma anche appunto dal lavoro fatto dagli psichiatri forensi, che già lo inquadrano in altra maniera. Ad esempio, è un feticista, aspetto poi molto importante anche per le indagini. Risulta che, ad esempio, sparivano indumenti intimi, slip, mutandine,
dallo stenditoio comune della casa dove viveva coi genitori e che era stato anche segnalato al padre, che era caposcala, gli era stato chiesto: ma non è che è suo figlio? Ha detto: no, assolutamente, mio figlio non fa queste cose. Quindi era un feticista. Il fatto che fosse feticista poi lo scopriremo da molti altri elementi. Lui frequenta, si apparta con alcune prostitute, non fa nulla, ma chiede che gli vendano la biancheria intima. Era impotente, sì, giusto, era impotente. Allora, è impotente. Lui ha un'impotenza psicogena, quindi non organica, che è legata proprio a questa sua difficoltà e che diventerà ancora più rilevante nel 92 dopo l'asportazione del testicolo. Però è un'impotenza psicogena, quindi non è una questione meccanica organica. Lui ha problemi proprio con la sua testa. Oltre al feticismo c'è ad esempio l'esibizionismo. Ci sono due ragazze che dicono: lo abbiamo visto che si masturbava sul balcone, l'avevamo anche segnalato telefonando alla questura, ma quelli ci hanno detto: vabbè, ma noi così senza prove cosa facciamo? Filmatelo. Però ti ricordo, non c'erano i telefonini nel 92, c'erano proprio i primi telefonini grossi così, che avevano pochi intimi. Non avevano la camera sicuramente. E anche le videocamere non erano quelle miniaturizzate di adesso, le Sony piccole così. Cioè la gente non è che aveva la videocamera in casa come niente fosse. Quindi anche lì non si è andati da nessuna parte. Poi c'era un altro aspetto interessante, la cosiddetta coprolalia telefonica. Cioè, siccome nel 92, ricordo, c'erano gli elenchi SIP, c'erano le cabine telefoniche e i numeri fissi in casa, lui cosa faceva? Lui andava ai telefoni di Stato, prendeva dei numeri telefonici a caso, anche da interurbana, quindi fuori Bolzano, faceva delle telefonate e se gli rispondeva le donne faceva dei discorsi, insomma, non proprio tutti giusti, quindi... Il classico maniaco telefonico. Sì. Ecco, maniaco telefonico, esattamente. È stata trovata ad esempio una pagina dell'elenco di Milano in casa sua e alcuni numeri telefonici. Quindi lui aveva queste situazioni. Il gotha della psichiatria forense dell'epoca, Ponti Fornari Bruno, incaricato della superperizia, oltre a ricostruire proprio la sua storia, dice che lui è un sadico sessuale. Quindi la categorizzazione dal punto di vista scientifico è quella del sadico sessuale. Loro dicono una cosa che ha sorpreso moltissimo e che è molto interessante. Praticamente loro hanno spinto la Corte d'Assise di Bolzano a riconoscere di fatto la responsabilità di Bergamo su tutti e cinque i delitti, dando però la premeditazione per 4 delitti su 5, escludendola sul primo caso. Ma questo è clamoroso, perché nel primo caso la dinamica è questa. Parliamo della studentessa. Lui praticamente fa un pezzo di strada insieme a lei quando devono tornare a casa. Lei però ha 15 anni, è stata bocciata al primo anno dell'istituto magistrale e sta ripetendo, mentre lui ne ha 18, quindi è parecchio più grande. 3 anni in piena adolescenza sono tantissimi. Lui la aggancia per strada, le parla, l'accompagna fin sotto casa, quindi vede dove abita, torna a casa, lei si fa dire che lei è a casa da sola, quindi si fida, lui torna a casa, prende un coltello, si ripresenta a casa di lei, suona, tutti hanno detto per anni lei non avrebbe mai aperto la porta al suo assassino, invece non è vero, lei apre la porta perché è ingenua, si mettono a parlare del più né meno, poi lei capisce che lui è uno pericoloso, tant'è che fa una finta telefonata per cercare di allontanarlo, chiama l'amica e dice: guarda, devo andare, cioè cerca di metterlo alla porta perché ha capito che non è tutto giusto. A quel punto però succede qualcosa, adesso non faccio parallelismi con Via Poma, ma insomma lui ne dà uno schiaffo molto violento. Lui le dà uno schiaffo molto violento, la butta a terra e poi inizia, anzi le dà uno schiaffo molto violento, la cinge da dietro, inizia ad accoltellarla, insomma una dinamica molto violenta. Ora il tema è: se non è premeditato l'assassinio di uno che torna a casa a prendere l'arma, qual è premeditato? In realtà i periti dicono una cosa alla quale la Corte crede, cioè dicono che lui in realtà usava
il coltello come sostituto del pene, lo considerava psicologicamente come tale, e quindi in realtà lui scopre il piacere dell'uccidere, è tremendo dirlo, ma dicono così, in occasione del primo delitto, che è indiscutibilmente quello. Da allora in poi lui scopre in sé questa personalità, quindi tutti i delitti successivi saranno premeditati perché lui ha bisogno di questo, ma non il primo. Quindi questa è una cosa molto particolare. Loro dicono che lui è un uomo che odia le donne. Ah, ecco, vedi. Tutte tranne sua madre. La madre di fatto diventa una figura iconica, diciamo così, è la Madonna. Tutte le altre donne sono oggetto di disprezzo, di odio, di repulsione. E tanto più se no, hanno un atteggiamento di respingimento nei suoi confronti, giusto? Sì, assolutamente. Tieni presente che Marcella Casagrande di fatto si rende conto che succede qualcosa e lo respinge, tenta di respingerlo inutilmente. L'ultima vittima, Marika Zorzi, quando lui si spoglia, vede che ha un solo testicolo e lo prende in giro, gli ride in faccia e gli dice: tu sei un mezzo uomo. E questa cosa lo fa impazzire. E lui dice: non ci ho visto più. Estrae il coltello che teneva sotto il tappetino, quindi ci capiamo, e inizia ad accoltellarla. Delle altre vittime non sappiamo, perché lui nega di averle uccise, mentre per la terza vittima confessata lui non parla di un casus belli, non lo dice, e ovviamente non possiamo chiederlo a nessun altro. Però la dinamica rifiuto sberleffo è una dinamica importante. Anche perché tu fai notare nel tuo libro che ci sono prostitute che hanno avuto rapporti con lui e che sono non solo finiti con l'omicidio, giusto? Esattamente, cioè non è che lui è andato solo con loro e li ha uccise. Risulta, al di là del circo che si è verificato per motivi, come dire, di opportunità, per cui quando Bergamo è stato arrestato, una serie di prostitute hanno rilasciato interviste per lo più a pagamento, in cui hanno dichiarato: io sono stata col mostro, che non ascolto, tutte cose su cui non c'erano riscontri, mentre ci sono stati dei riscontri importanti su alcune altre situazioni, ad esempio una prostituta che si annotava sempre i numeri di targa perché si copriva vicendevolmente con un'altra, perché comunque era sempre rischioso fare questo mestiere, ovviamente. E quindi risulta che in qualche caso lui si appartava e chiedeva soltanto di avere la biancheria intima, in qualche caso si masturbava, in qualche altro caso aveva dei rapporti non sessuali, ma li aveva, e queste donne sono di fatto sopravvissute. Alla domanda che io pongo al magistrato: ma per chi è successo? La risposta è che ovviamente non lo sappiamo, ma evidentemente non c'erano nella sua testa le condizioni tali di repulsione, di ribrezzo, di sfottò, tali da scatenare la sua reazione. Questo non può dirlo nessuno, anche perché lui, e questo è un altro punto, mi ha offerto la sua autobiografia, ma la sua autobiografia è scomparsa. Spiegaci un po' meglio questo fatto. Cioè, lui in un certo punto ti manda una lettera, giusto? Allora, Marco Bergamo viene condannato all'ergastolo l'8 marzo del 1994, il giorno della festa delle donne. Non c'è neppure ricorso, la sentenza va direttamente in giudicato. Lui viene rimbalzato sulle carceri di Milano, opera, Rebibbia, si muove un po' di qua, un po' di là, bollate, muore nel 2018 a 51 anni di malattia, per una grave malattia polmonare. L'anno prima lui mi aveva scritto una lettera di 4 righe, vergata a mano come faceva lui, dicendomi che stava completando la sua autobiografia e di contattarlo se fossi stato interessato. Solo che nel frattempo io avevo cambiato giornale e questa lettera lui l'aveva mandata non al mio indirizzo di casa, che peraltro non aveva, ma al giornale dove non lavoravo più. Non mi hanno avvisato e me l'hanno consegnata quasi casualmente quando io mi sono ripresentato 2 anni dopo, e nel frattempo Marco Bergamo era morto.
E quindi io quando ho letto quella lettera sono trasecolato, perché ho poi scoperto da miei accertamenti che lui già nel 2012 aveva chiesto di avere tutti gli atti che lo riguardavano alla procura di Bolzano ed era stata accettata questa domanda. Quindi lui in carcere aveva tutto il malloppo di atti che lo riguardavano e credo che fossero assolutamente propedeutici alla scrittura di questa autobiografia. Ora, cosa possa aver scritto? Possiamo ovviamente dirci quello che vogliamo. Perché è scomparsa e dove è finita se l'ha scritta? E io ritengo che l'abbia scritta. Ovviamente non posso dire granché, posso dire che ovviamente gli effetti personali vengono restituiti ai familiari. E qui in qualche modo mi fermo. Anche perché per quanto riguarda i familiari c'è stato uno sviluppo tragico, giusto? Sì, il papà si è suicidato pochi mesi dopo la condanna del figlio all'ergastolo e si è impiccato alla soffitta di casa mentre la moglie era andata a una messa. Sicuramente il padre sospettava qualcosa. Allora, il tema del padre è molto delicato perché quando la squadra mobile di Bolzano va a casa della famiglia, fra l'altro piccolo particolare per inquadrare anche il bamboccione che viveva con i genitori a 26 anni e che aveva uno stipendio, quindi in realtà avrebbe potuto anche andare a vivere da solo perché aveva uno stipendio decente di saldo carpentiere, non altissimo, però insomma avrebbe anche potuto farcela. Lui non aveva neppure una sua stanza, cioè lui aveva di fatto un divano letto, quindi il salotto di casa, perché l'appartamento non era enorme, si trasformava nella sua stanza da letto. Quando scatta la perquisizione, la squadra mobile trova in un cassetto della stanza da letto dei genitori 14 coltelli. Ovviamente è una cosa incredibile. Chiedono ai genitori: ma questa roba qua? E il padre dice: ah, sono miei. Dice: sì, ma perché c'ha 14 coltelli in stanza da letto? Ma tergiversa un pochino, poi insomma viene fuori che lui dice che i coltelli erano di suo figlio e lui glieli aveva tolti perché in qualche modo non si fidava. Questa cosa viene fuori con una situazione molto drammatica anche al processo, in cui ovviamente la corte, il presidente della corte d'assise gli dice: ma in che senso non si fidava? Sospettava di suo figlio? E lui dice: no, però insomma i coltelli sono pericolosi. E gli viene detto: sì, ma i coltelli si tolgono ai bambini, non agli adulti. Dunque lei sospettava qualcosa. E lui non risponde. Ovviamente loro pensano che lui non tanto sapesse, ma che lui effettivamente sospettasse, perché c'è un episodio che il padre e la madre mettono a verbale, cioè che la sera del delitto della studentessa, loro guardano il telegiornale insieme al figlio, che peraltro dopo averla uccisa in maniera orrenda, torna a casa e beve il caffè delle 4 con papà e mamma. Alle 7 c'è il telegiornale, che ovviamente è il telegiornale locale, che ovviamente apre con questa notizia incredibile. E loro cercano di coinvolgerlo, dicono: ma Marco, hai sentito, hai visto cos'è successo dietro casa nostra? Cioè loro trasecolano come qualunque bolzanino dell'epoca, ma abitano a 5 minuti a piedi, e lui, dicono a verbale, lui non commenta, non dice nulla. In quel momento, secondo il pubblico ministero, nella sua ricostruzione, il genitore, il padre, non la madre, si convince che è successo qualcosa. E tutti quei coltelli glieli mette sotto chiave. Eh sì. Allora, abbiamo Scusami. parlato del... Dimmi, vuoi dire qualcos'altro? La madre lava i pantaloni macchiati di sangue e al Ah. processo dice: credevo fosse aranciata. Lo so. Purtroppo è una situazione veramente familiare, veramente terribile e anche difficile giudicare in questi casi. Allora, abbiamo parlato di questa autobiografia. Che secondo te poi è stata scritta, ma è sparita chissà dov'è. Ma questa autobiografia sarebbe stata importantissima per un aspetto,
che introduce poi l'ultimo argomento di questa nostra chiacchierata, cioè per scoprire se nel periodo di periodo silente di questo serial killer, quindi dall'85 fino al 92, giusto? Sì. Questo Marco Bergamo possa aver commesso altri delitti, anche perché sì, c'è il caso del mostro di Firenze che ha avuto due periodi silenti dal 68 al 74, dal 74 all'81, però normalmente un serial killer ha una certa continuità nel commettere i suoi delitti, per cui sarebbe stato interessante sotto questo profilo. Ora, tu sei convinto che lui abbia, poi ne parleremo di quello che è più clamoroso, dei delitti nascosti di Marco Bergamo. Tu sei convinto che lui abbia commesso altri delitti? Tutti si sono posti il tema non tanto del primo delitto, che secondo la totalità degli investigatori è quello dell'85, e ovviamente non dopo, visto che è stato arrestato, ma questo buco di 7 anni è una questione molto dibattuta. Sono state fatte delle ricerche via Interpol, cercando di capire se ci fossero state delle donne uccise con quelle stesse caratteristiche nelle rare occasioni in cui loro erano andati in ferie. Ad esempio, c'è una vacanza con i genitori a Parigi e loro interpellano l'Interpol per vedere, sai mai, che se durante quei 5 giorni o quello che era di vacanza a Parigi non fossero state uccise delle prostitute o comunque delle donne in una maniera similare. Le risposte sono negative. In realtà scopriremo che l'interesse della procura non è tanto sui delitti irrisolti in Italia o all'estero in quel periodo, ma sull'accertamento se ci sono dei casi simili nel periodo in cui lui è stato dichiaratamente via per più di 8 giorni. Ora, dal punto di vista della criminologia, il periodo di latenza esiste, quindi nessuno potrebbe dire che è impossibile che lui non abbia colpito in quei 7 anni. La spiegazione lineare che dà ad esempio il pubblico ministero è che secondo lui il padre ha capito che il figlio era un assassino e da allora non lo ha più mollato un attimo, diciamo così, tant'è che Bergamo torna a colpire nel 92, nella prima occasione in cui in qualche modo viene lasciato libero dai genitori, perché loro sono in vacanza oppure perché è in vacanza lui. Questa è una teoria che ci può stare assolutamente. Cioè, non l'ha certo visto. Però succede che tu a un certo punto hai una specie di illuminazione, cioè scopri che c'è un delitto famosissimo avvenuto negli anni, in quegli anni, precisamente nel 1990, in cui ci sono ictuoculi, almeno due caratteristiche molto bergamiane. Innanzitutto l'overkilling, qui c'è praticamente un'uccisione con una serie esagerata e crudelissima di pugnalate, e poi ci sono dei maneggi strani sugli indumenti che lascerebbero pensare a una motivazione di tipo feticistico. Sì, allora in realtà Non io ho indicati due, quelli che vengono in sì, mente. certo. Allora, io in realtà non parto da lì, parto dal fatto che una donna che ha letto la prima edizione del mio libro in maniera del tutto casuale mi contatta e mi dice: io credo di sapere chi ha ucciso Simonetta Cesaroni. Ho letto il suo libro e riconosco assolutamente Marco Bergamo nell'uomo che chattava con Simonetta al videotel. Ah, certo. Lei è un ex SISOP, cioè un'amministratrice, diciamo, all'epoca del videotel era una tecnologia che la Gli cercava di lanciare e che non ha avuto grande successo, però diciamo che era testuale, era l'antesignano delle chat di adesso, puramente testuali. Ora, questa era una moderatrice di una delle società che, incaricate da SIP, gestivano il traffico telefonico. L'obiettivo era fare stare le persone più a lungo al telefono in modo tale da consumare traffico telefonico. Quindi le funzioni di SISOP
di questa ragazza dell'epoca erano da un lato quella di interagire con gli utenti in modo che non se ne andassero e dall'altro quella anche di controllare cosa accadeva là dentro. Ora, questa traccia io l'ho lasciata ferma per anni perché sapevo che il Videotel si era affacciato subito all'inizio delle prime indagini. Questo è vero, fu una pista che fu abbozzata. Ecco, ma di prenderne altre, tutto sbagliato. Allora, le piste sono state tantissime, lo sappiamo, e su Via Poma si è detto tutto il contrario di tutto. Però io mi sono fermato perché c'era una serie di indicazioni anche tecniche rispetto al fatto che non c'era praticamente l'apparecchio fisico, fosse il Commodore 64, lo scatolo, tutto quello che consentiva, non l'hanno trovato da nessuna parte, non l'hanno trovato in Via Poma, non l'hanno trovato alla Rally dove lavorava Simonetta, non l'hanno trovato a casa sua, quindi dove diavolo si sarebbe collegata? Questo era il tema. Perché era necessario che due fossero entrati, Bergamo e Simonetta fossero entrati, stando uno a Bolzano e l'altra a Roma, era necessario che fossero entrati in contatto, esatto, in qualche allora modo. Io lì mi sono fermato, poi ho scoperto che il fratello di Bergamo lavorava alla SIP, poi le pagine gialle, ho contattato alcuni esperti del sistema dell'epoca che mi hanno detto che la SIP faceva girare al suo interno password craccate perché il servizio era molto costoso e loro volevano che si generasse del traffico, ma anche che regalavano fisicamente degli apparecchi, quindi Bergamo poteva averlo. Uno dei due tramite aveva un senso logico. Però io mi sono fermato rispetto a questo e l'ho lasciata lì decantare perché non ero convinto. Poi l'ho ripresa in mano per una serie di motivi, fra cui l'autobiografia scomparsa, eccetera. Ho chiesto e ho ottenuto di avere riaccesso a tutta la documentazione su Bergamo e nel frattempo ho iniziato a studiare anche Via Poma e ho trovato due gruppi molto importanti e molto interessanti. Un gruppo è quello, diciamo, della genetica forense, quindi la questione del gruppo sanguigno e del DNA, quindi le tracce genetiche di Via Poma. Dall'altro lato, come dicevi tu, ho trovato una serie di elementi rispetto all'analisi della scena del delitto molto interessanti, che sono, andiamo così molto, molto rapidamente perché ognuna richiederebbe un approfondimento, la violenza dello schiaffo con cui certo, l'assassino butta a terra Simonetta, il tentativo di strangolamento che ricorre anche in altri due casi, i colpi al volto e agli occhi che ricorre in due casi su Bergamo, la ricomposizione feticistica della scena, la sparizione degli indumenti. Gli indumenti intimi, sì. Non parlo neanche del giallo delle scarpette. L'apparente lucidità con cui, invece di tagliare la corda, l'assassino appunto ricompone la scena del delitto, ripulisce, fa sparire delle cose, porta via qualcosa ma qualcos'altro lascia. La rilettura della testimonianza della moglie di Vanacore, che ovviamente è sempre stata considerata molto secondaria perché si pensava che coprisse il marito, quindi certo, chi se ne frega di quello che dice lei, insomma tutta una serie di elementi secondo me interessanti che consentono, sono andato a rivedere anche la logistica degli spostamenti, perché dici Bergamo come ci arriva a Roma ora? Ma non era difficile, giusto, a quel tempo? Insomma, c'è il treno, c'è la metro, certo non prende un taxi, diciamo, però io ho cercato di lavorare su queste piste e un capitolo piuttosto robusto del mio libro segnala questa che io considero una forte suggestione che chiedo di approfondire alla Procura di Roma. Non dico, perché non ho la pistola fumante, non dico che Marco Bergamo ha ucciso Simonetta Cesaroni, però dico che ci sono una serie di elementi che secondo me ancora adesso, dopo 30 anni, potrebbero essere verificati, mentre molti altri sono irrimediabilmente andati persi, e quindi bisogna fare un setaccio e capire oggi, dopo oltre 30 anni, quale di questi elementi potrebbe essere sottoposto a indagine. E io ho fatto quello che ritengo essere un elenco e ovviamente dico perché no, cioè voglio dire, con tutte le uscite a vuoto che sono state fatte su Via Poma, assolutamente, toglierci lo sfizio di capire con una nuova tipizzazione genetica, con altri elementi, secondo me si può fare. Poi ovviamente io non ho l'arroganza di dire a nessuno cosa fare, però molto laicamente, da giornalista
che segue da decenni la cronaca nera e giudiziaria, credo che sia una pista percorribile con degli elementi di intrinseca debolezza che io credo con grande onestà intellettuale scrivo, cioè lo scrivo io stesso quali sono i punti deboli, però non c'è nessun punto debole che di per sé possa abbattere la costruzione, non da solo. Ecco, io vedo una costruzione d'insieme in cui ci sono degli elementi oggettivamente deboli, e ripeto, io li indico, ma altri che sono interessanti. Ora, a suo tempo, l'idea di un assassino seriale venne presa in considerazione, come mille altre ipotesi, però perché in qualche modo venne scartata? Perché fai fatica a ipotizzare il serial killer che passa di là per caso, suona il campanello, la Cesaroni gli apre e lui la uccide. Per cui o tu avevi nel novero dei sospettati classici, mi permetto di dire, scritti o non scritti, nel novero di quella cerchia individuavi un serial killer o un maniaco sessuale che poteva essere tale, e dei ragionamenti in quel senso sono stati fatti, altrimenti il serial killer che arriva da fuori è assolutamente impensabile. Se tu invece inizi a pensare di due sconosciuti che in qualche modo si conoscono virtualmente, che possono essersi incuriositi, che si danno un appuntamento, e poi lì un appuntamento non necessariamente sessuale, comunque un appuntamento, e lì di conoscenza, per carità, e lì succede qualcosa, e quel qualcosa può essere la dinamica che conosciamo per Bergamo, di cui abbiamo parlato, schiaffo, repulsione, paura, tutta quella roba, allora io poi vedo il resto. Lo vedo dal punto di vista della dinamica omicidiaria, mentre faccio fatica a immaginare che quell'overkilling, che tutte quelle azioni di cui ho detto, anche se in maniera molto sommaria, non siano ascrivibili a un seriale, ma a un delitto d'impeto. Io cerco di dare una soluzione anche alla mancanza dell'arma del delitto, no? Il famoso tagliacarte, che poi forse è stato un tagliacarte, ma forse no, ma insomma, diciamo che al di là per di questo, Bergamo avrà portato dietro il coltello, sicuramente. Bergamo si porta dietro un'arma, le sapeva maneggiare e se la riporta indietro. A me risolve anche un problema dal punto di vista della logica investigativa, da questo punto di vista. Poi hai parlato di punti deboli, io te ne butto la uno, perché anch'io non sono proprio un pomologo, ma conosco un po' abbastanza il caso. Allora, si è sempre detto, tu l'hai accennato, che l'assassino di Simonetta era un cosiddetto territoriale, cioè uno che conosceva il posto, ci lavorava o comunque per altri motivi lo conosceva. Soprattutto perché nel colpire la povera ragazza doveva essersi lordato i vestiti, sporcato, e quindi aveva avuto necessità di ripulirsi da qualche parte, cosa che non ha fatto perché non ci sono tracce in questo senso, ma così si dice, ma vorrei sentire anche te, cosa che non ha fatto nell'appartamento. Allora, ammettiamo che le cose siano andate come tu dici, è una teoria che onestamente devo dire che ha una sua, che si regge, ha una sua solidità. Ammettiamo che Bergamo pigli un appuntamento con Simonetta per quel giorno d'agosto, si presenti, lei gli apre la porta, lei è delusa dal suo aspetto perché si aspettava di non vuole dargli corda, scatta in lui il famoso odio da rifiuto, lui si scatena, la colpisce, la pugnala più volte, eccetera eccetera, ma poi a quel punto che succede? Lui riesce a uscire, come fa? Cioè, si è portato degli abiti per cambiarsi? Tu hai pensato a questa eventualità? Sì certo. Allora, come sai, dal punto di vista degli atti, perché noi dobbiamo pure avere una qualche certezza, purtroppo non ci sono certezze, nel senso che quasi tutte le evidenze scientifiche hanno dei sostenitori e dei detrattori. Su quasi tutti i punti nodali di questa vicenda hai delle perizie che si sono alternate nel corso dei 30 anni che dicono quasi tutto il contrario di tutto. Dico questo perché non mi addentro
perché non è materia mia, però rispondo alla tua domanda, su quanto effettivamente nella dinamica l'assassino, per la sua posizione a cavalcioni, per il tipo di ferite, per la logica del sanguinamento, su quanto lui si sia effettivamente imbrattato di sangue. E la questione è dibattuta. Di certo mi sento di dire che l'assassino tipo Bergamo si porta dietro il coltello da casa, anche se a Roma e quindi è fuori territorio, ma non è che si porta il kit di ricambio, sarei un pazzo a sostenere una cosa del genere. Quindi io ritengo che non sia affatto scontato che lui si sia imbrattato di sangue in maniera tale da doversi completamente cambiare. Del resto l'esperienza dei precedenti delitti è quella, cioè lui ad esempio dopo aver ucciso Marcella Casagrande, con una dinamica abbastanza simile a quella del delitto della Cesaroni, viene visto uscire, è una testimonianza quasi specchio della che sia vera o no. C'è una bambinaia che vede un tizio uscire e lo descrive più o meno come lo descrive la Vanacore, cioè uno all'alto, lei dice un po' lampanato, la Vanacore dice che camminava con la camminata, mi sembra un po' strascicata, con un fagotto in mano, poi c'è il cappello da baseball che poi diventa un'altra cosa, lì ci sono, come dire, un po' di confusione sulle varie testimonianze, ma insomma una cosa simile, e non è che a Bolzano nell'85 lui viene visto uscire completamente intriso di sangue, pieno pomeriggio, quindi insomma non è buio, e lui non si è affatto cambiato, è sceso addirittura, ha fatto 6 piani di scale a piedi senza incontrare nessuno. E qui vengo all'elemento molto suggestivo e, se posso, molto romano della teoria tipo l'assassino conosceva benissimo lo stabile, il suo labirinto, i sotterranei, il meno uno, le vie d'uscita, la strada secondaria, aveva una perfetta conoscenza dello stabile, tutto questo. Allora, per carità, può essere benissimo, però io adesso devo risponderti in una maniera banale. Nella mia esperienza di cronista di Nera è accaduto molto spesso che le cose si sono rivelate molto più semplici del previsto, laddove poi a tutti i misteri che noi normalmente raccontiamo è venuta fuori la verità vera. Cioè, alle volte, quando poi le cose vengono fuori, sono molto più banali e molto più fortuite del castello che noi ci siamo costruiti, un po' per, se vuoi, deformazione professionale, un po' perché è ovvio che più tu non trovi la situazione, non trovi la soluzione, più tendi ad apparecchiare un castello molto elaborato. Quindi io ovviamente non ho nessun elemento per dire, nego nella mia maniera più assoluta, che solo un uomo con la perfetta conoscenza di cos'era Via Poma 2, anzi Via Poma, compresi gli altri civici, poteva colpire. Però io ti rilancio una suggestione molto banale. Non può aver avuto semplicemente fortuna? Cioè, uno che resta lì, come ha fatto in altre occasioni, che ripulisce il luogo del delitto, è uno sostenuto da Vanacore che gli copre, oppure può essere semplicemente che, come gli è accaduto in altre situazioni, è così, per cui lui fa questo e sinora ha avuto soltanto fortuna, e ha avuto anche fortuna ad uscire senza essere visto da nessuno, non imbrattato particolarmente di sangue. Ha dovuto attraversare tutta Roma, però, perché se non è venuto in automobile, presumibilmente è andata alla metropolitana. Sì, ma sono d'accordo. Io posso immaginare che lui, non so, che ne so, magari aveva una t-shirt di ricambio, siamo al 7 agosto, per carità. Però non mi sembra un elemento decisivo, anche perché, ripeto, ho letto delle perizie che dicono che il killer non deve essersi per forza imbrattato completamente di sangue per la ricostruzione. E l'ho letto anch'io, perché dopo il colpo al viso la pressione doveva essere abbassata violentemente, quindi non aveva sangue, non aveva una fuoriuscita a schizzo particolarmente. Tu sai benissimo che poi c'è anche tutta una questione tecnica legata al pavimento lavato e appunto a quanto sanguinamento effettivo abbia prodotto questo tipo di dinamica. Ma quindi avrebbe lavato, secondo Bergamo, avrebbe lavato il pavimento. Sì, questo sì, sarebbe in linea col suo carattere,
che era molto preciso. Beh, questo corrisponde ad esempio anche al delitto della prostituta dell'85, laddove lui anche lì ha fatto una ricomposizione feticistica diversa, cioè ha messo un cuscino, il cuscino l'ha messo sulle parti intime per coprire la zona del pube. Ah, ecco. Mentre nel caso della studentessa lui ha alzato la minigonna e ha tagliuzzato le mutandine. Cioè c'è tantissimo feticismo in queste storie. Sì, anche in via Pomi in effetti si può pensare a una componente di feticismo, anche le scarpe poi riposte in maniera quasi gelosa. Ah, Bergamo era un maniaco dell'ordine e della precisione, basta guardare gli appunti che aveva, lasciano impressionati. Lui a contestazione degli psichiatri dice: non sono un pignolo, ma sono uno preciso e ordinato. Lui come risponde il papà. Così, come il papà, ma la sua precisione è micidiale. Va bene, senti, io direi che abbiamo fatto un excursus esauriente su questo caso in tutti i suoi aspetti. Non abbiamo neppure incentrato troppo, come dicevamo prima di iniziare la diretta, neanche troppo su Via Poma, perché appunto, ribadisco ancora, si tratta di un caso che ha molti aspetti interessanti e che andrebbe, secondo me, veramente ripreso e ristudiato. Come ti ho detto, a me mi ha colpito l'aspetto dell'analisi psichiatrica che è veramente illuminante. Per cui io direi che possiamo ritenerci soddisfatti di questa chiacchierata sul tuo libro. Che dici? Grazie. E quindi io ti saluto, saluto chi... Che ci sta ascoltando, e magari chissà in futuro potremmo rincontrarci se avrà degli sviluppi questa ipotesi su Via Poma. A proposito, i pubblici ministeri non ti hanno risposto. Su questo non dico nulla. Come? No, non dico nulla. Diciamo che se mi avessero risposto non te lo direi comunque. Quindi certo. Quando hai presentato la tua relazione, è molto... riguardo quest'estate. Ah, ok. Ah, beh, quindi siamo appena all'inizio. Vabbè, se ci saranno sviluppi in questo senso, mi auguro che potremo riparlarne. D'accordo? Promesso? Volentieri, promesso. Ok, allora così ci salutiamo. Grazie a te.